Salve a tutti, benvenuti al webinar Un moderno ecosistema dei dati per una ripartenza inclusiva e sostenibile, che è parte della 14ª Conferenza Nazionale di Statistica. Mi dà un enorme piacere partecipare alla conferenza nazionale. Io sono Alessandra Alfieri e sono responsabile del programma di contabilità ambientale alla Divisione di Statistica delle Nazioni Unite. Forse come già sapete, quest'anno è stato un anno pivotale per l'informazione ambientale. La Commissione di Statistica delle Nazioni Unite ha approvato il sistema di contabilità ambientale e i conti per l'ecosistema, cioè il System of Environmental Economic Accounting, Ecosystem Accounting, il marzo scorso. Questa approvazione è stato un vero milestone nel processo di elevare le statistiche sull'ambiente e sugli ecosistemi come parte integrale delle statistiche ufficiali, riconoscendo l'importanza di tenere in considerazione la contribuzione dell'ambiente e degli ecosistemi all'economia e al nostro benessere, come anche all'impatto delle attività di produzione e consumo sull'ambiente. L'importanza di avere adottato la CEA per gli ecosistemi va al di là dell'importanza della comunità statistica. Infatti il segretario generale delle Nazioni Unite ha detto al tempo dell'adozione che l'adozione della CEA sugli ecosistemi è un passo storico per la trasformazione del modo in cui vediamo e valorizziamo la natura. Non permetteremo più di considerare la distruzione ambientale come un progresso economico. La linea di fondo che dobbiamo trasformare, il modo in cui vediamo e apprezziamo la natura. Dobbiamo riflettere il vero valore della natura in tutte le nostre politiche, piani e sistemi economici. Anche il vicepresidente dell'Unione Europea, Frans Timmermans, ha detto: per affrontare le crisi del clima e della biodiversità dobbiamo trasformare il nostro modello economico. Questo nuovo sistema statistico va oltre il prodotto interno lordo, tiene conto della biodiversità e degli ecosistemi nella pianificazione economica nazionale. È un importante sviluppo nel cambiare il modo in cui pensiamo alla prosperità e al benessere. Quindi l'anno 2021 rappresenta veramente un turning point per l'ambiente. Anche il G20 che si è tenuto a Roma questo mese lancerà una nuova Data Gap Initiative sui dati ambientali e in particolare rilevante per il cambiamento climatico. Per esempio dati sulle emissioni all'aria, produzione, uso di energia, spese di protezione ambientale, eccetera. E la Conference of Parties che si sta tenendo ora a Glasgow sul cambiamento climatico sta discutendo nuove metriche che tengano in considerazione non solo le emissioni, ma anche nature-based solution per risolvere il problema climatico. La Convenzione della Biodiversità, che purtroppo ha ulteriormente rimandato la sua COP a aprile 2022, adotterà un Global Biodiversity Framework e adotterà anche il monitoring framework per valutare e raggiungere i vari goals and targets per la biodiversità. Il ruolo delle statistiche ufficiali e del sistema statistico in generale, gli indicatori per monitorare il framework, è già riconosciuto in documenti ufficiali. In particolare il ruolo della CEA è stato riconosciuto nelle varie riunioni dei gruppi che riportano alla Convention on Biodiversity. La Committee of Experts on Environmental Economic Accounting delle Nazioni Unite, che ha come membri ufficiali uffici statistici e delle organizzazioni internazionali, sta sviluppando metadata per alcuni di questi indicatori. Questa sessione in questa conferenza è un'opportunità di presentare ostacoli e opportunità delle varie organizzazioni del governo in Italia per generare dati sull'ambiente che supportino politiche sia a livello di impresa che a livello di governo nazionale, regionale e più in generale subnazionale. I relatori di questa sessione presenteranno state of the art delle attività che si stanno svolgendo per sviluppare nuovi dati che informano una ripresa esclusiva e sostenibile. Cioè il primo relatore della sessione
Ivan Faiella della Banca d'Italia. Ivan è un senior economist presso il Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia, è coordinatore della task force del G20 della Banca d'Italia per la finanza sostenibile, membro del G20 Energy Sustainability Working Group, del Network for Greening the Financial System, dell'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica e del Comitato per la Stima del Capitale Naturale. È inoltre nel comitato scientifico della rivista Energia. Ivan parlerà della finanza sostenibile e rischio climatico, tassonomia e indicatori dei rischi climatici e l'uso di analisi di scenario e azioni per colmare il Sustainable Data Gap. Dottor Faiella, do la parola. Grazie mille, grazie Alessandra, è un piacere essere qui, salve a tutti. Io ho un po' di tempo per cercare di dare una panoramica di quelle che sono le questioni della finanza sostenibile. Molti di voi avranno sentito la rilevanza che soprattutto negli ultimi anni il mondo, il sistema finanziario ha avuto per la transizione. Il problema è cercare di capire cosa si può fare in pratica. Vedrete dalla presentazione che le questioni pratiche sono fondamentalmente legate alla disponibilità di dati. Quindi, insomma, io farò, come diceva prima Alessandra, una rapida panoramica su quelli che sono alcuni concetti, insomma, qual è la tassonomia di rischio climatico, quali sono le definizioni. E poi vi farò vedere qualche indicatore che abbiamo costruito come ricercatori in Banca d'Italia. E per poi, insomma, cercare di chiudere, approfitto anche di questa ospitalità presso la conferenza di statistica per cercare di dire quelli che secondo me potrebbe essere un ruolo della statistica ufficiale. Adesso devo solo trovare un modo per far avanzare la presentazione. Adesso ci riusciamo. Allora, partiamo dai concetti, no? Quali sono, quando si parla di finanza sostenibile, alla fine noi parliamo di due concetti fondamentalmente. Forse il concetto che chi ci ascolta più presente è quella dell'idea di portare il sistema finanziario ad avere le risorse necessarie per finanziare la transizione. Però un concetto che è ancora più interessante, che spesso preoccupa in generale gli operatori finanziari, ma in particolare ad esempio la Banca d'Italia in qualità di supervisore e in qualità di, se volete, supervisore della stabilità finanziaria nel suo insieme, quello della protezione anche dai rischi. Quando noi parliamo di sostenibilità, parliamo di tre dimensioni che a volte ci si riferisce con l'acronimo ESG, che sta per Environment, Social and Governance, cioè gli aspetti ambientali, gli aspetti sociali e gli aspetti di governance. In realtà, per l'informazione che abbiamo a disposizione, tendenzialmente tendiamo a focalizzarci, almeno in un primo momento, sui rischi climatici. Quindi vedrete che anche negli esempi che vi farò, gran parte si riferiscono proprio ai rischi climatici. E così è stato così anche durante l'attività del G20, in cui abbiamo portato avanti col Sustainable Finance Working Group una serie di riflessioni su quelli che erano appunto rischi e possibilità per il sistema finanziario, parlando di sostenibilità, ma in realtà nella prima parte dell'attività ci siamo riferiti ai rischi climatici. Allora, che cosa sono questi rischi climatici? Beh, diciamo, ci sono due tipi di rischi in questa tassonomia a cui si fa solitamente riferimento. Alcuni sono riferiti agli impatti, cioè i cambiamenti climatici cambiano le condizioni al contorno del nostro ambiente, in particolare aumenta la temperatura, l'avrete sentito, cambiano, diventano più disordinati i pattern di precipitazioni, ad esempio. Questo fa sì che ci sono, se volete, una graduale cambiamento più un insieme di fattori che aumentano frequenza e intensità di quelli che sono gli eventi naturali estremi. Possono essere gli incendi boschivi, la siccità, la disponibilità idrica, oppure, ad esempio, le alluvioni, che tra l'altro sono un tipico problema del nostro paese. Quindi i primi rischi dal punto di vista finanziario sono il fatto che ci sono popolazione, asset, infrastrutture che sono esposti agli eventi dei cambiamenti climatici. Una seconda classe di rischi invece è quella, che deriva dalle politiche, si chiamano rischi di transizione. Concentriamoci un attimo su quel grafico che vi ho messo di fianco. Se vedete il grafico, vedete dei profili di emissione, quindi quelle che potrebbero essere in futuro il nostro percorso. Nel caso grigio, vedete, quello dove c'è scritto rischio del non fare, è un percorso in cui noi continuiamo a aumentare le nostre emissioni. Se interessa, la scala sono miliardi di tonnellate di CO2 equivalente, e quindi andiamo verso un aumento delle temperature che è attualmente intorno al grado 1, grado 2 a livello internazionale, che va ai 3 gradi.
Nel caso invece in cui ci sia, e quindi diciamo in un certo senso abbiamo che il rischio fisico che abbiamo visto prima è massimo. Se invece noi agiamo, abbiamo due modi di agire. Un primo modo di agire è quello che vedete dal grafico sotto, scusate, che è legato a come noi ci muoviamo, cioè noi decidiamo di attivare delle politiche. Se siamo ordinati, quello che è definito come orderly, quindi quella linea verde scura che vedete, vedete ha una progressiva riduzione delle emissioni, questo ha un effetto relativamente più smooth, come si dice, quindi diciamo le politiche vengono attivate subito, non è necessario fare politiche troppo stringenti. Nell'altro caso, nel caso disordinato, che invece massimizza il rischio di transizione, noi riduciamo comunque le emissioni, ma aspettiamo troppo tempo e quindi dobbiamo ridurle bruscamente. Quindi le nostre politiche devono essere troppo incisive e tendono a contrarre, ad avere effetti sul sistema economico. In tutto questo noi ci dobbiamo chiedere, ma come possiamo valutare come l'Italia, ad esempio, si posiziona rispetto a questi rischi? Come sempre, la prima misura di cui abbiamo bisogno quando dobbiamo valutare questo tipo di rischi è l'esposizione, cioè chiederci, ma se noi avessimo una metrica che ci dice quante, ad esempio, aziende sono esposte a questo rischio di transizione o fisico? Allora, con un altro ricercatore della Banca d'Italia, che è Luciano Lavecchia, abbiamo costruito un indicatore che mette insieme gli archivi che la Banca d'Italia ha in termini di consistenza del credito alle imprese e alle famiglie con gli archivi delle emissioni. Questo è un primo esempio dei problemi che ci sono nella valutazione dei dati. Noi abbiamo tutta una serie di informazioni di ottima qualità, anche paragonabile a livello intraeuropeo, perché Eurostat ci dà informazioni sul livello delle emissioni, sugli utilizzi di energia. Ovviamente la granularità, cioè quanto sono disaggregate queste informazioni, si scontra col fatto che magari abbiamo informazioni molto più disaggregate sui crediti, perché sono a livello di prestatore, mentre invece le emissioni ce le diamo a livello di settore. Ad esempio questo indicatore che vedete qui è l'impronta carbonica dei prestiti italiani, cioè noi abbiamo cercato di rispondere a una domanda molto semplice. All'interno di ogni prestito, quante emissioni corrispondenti ci sono in ogni settore? No, se una banca veicola un euro verso un certo settore, questo implicitamente quante emissioni sta finanziando? Ovviamente i settori che hanno un'intensità carbonica più alta, nel caso che ci siano politiche più rigide, che ad esempio prezzano le emissioni, sono più esposti a shock economici, avranno ricavi più compressi, avranno più difficoltà a stare sul mercato e quindi saranno in crisi. Se entrano in crisi, se volete questa è la componente reale, ovviamente entra in crisi anche la componente finanziaria. Come? Beh, ad esempio la banca può avere difficoltà ad avere indietro il prestito. Magari l'azienda può fallire e c'è un problema nel recuperare il valore degli asset che sono stati dati come collateral. Questo grafico ci fa vedere anche che noi questa misura la possiamo fare anche per altri paesi europei, possiamo ad esempio confrontare queste carbon intensity tra paesi europei, ad esempio si vede che l'Italia e la Spagna tendono ad avere una carbon intensity dei prestiti più bassa di quella della Germania, quindi anche questo ci dà una prima indicazione di quelli che sono i rischi relativi all'interno di un paese e tra paesi europei. Un'altra possibilità è cercare di mettere insieme questi, avete visto, prima parlavamo di rischi di transizione, ma ancora prima avevo parlato di rischi fisici. Immaginiamo che noi possiamo mappare, ad esempio, il rischio fisico del paese. È stato fatto e quindi tenere conto, ad esempio, di quella che è l'esposizione ai rischi climatici delle diverse province italiane, dei diversi comuni italiani, sotto diversi scenari, e tenere conto anche della capacità di adattamento però di queste province. Ovviamente ci saranno province molto sviluppate, con una popolazione con un alto livello di educazione, nel senso più laureate che in altri posti, con redditi più alti, quindi diciamo in caso di eventi naturali estremi loro hanno una capacità di adattamento superiore a quelle di altre popolazioni, mentre invece ci saranno delle province che sono, ahimè, magari molto esposte ai cambiamenti climatici e anche con una bassa capacità di adattamento. Ovviamente queste sono le province più critiche. Anche in questo caso cosa abbiamo fatto? Possiamo mappare le informazioni che abbiamo a livello territoriale sui prestiti e metterle insieme alle informazioni che abbiamo sugli impatti dei cambiamenti climatici. In questa tavola, che è stata pubblicata nell'ultimo capitolo di relazione, che era proprio sulla finanza sostenibile della relazione annuale sul 2020, facciamo vedere che noi possiamo addirittura incrociare questi rischi, facendo vedere del totale dei prestiti delle imprese, in questo caso, quanta parte è esposta solo al rischio di transizione, quanta parte a rischio fisico e quanta entrambi. Questo ovviamente è un primo esercizio, l'esercizio dell'esposizione, poi bisognerebbe vedere le vulnerabilità che sono esposte e avere degli scenari di probabilità sotto diverse ipotesi
per cui si verifica l'evento e qual è l'effetto su quella che noi chiamiamo, che ci occupiamo di analisi finanziaria, la probability of default, cioè la probability che effettivamente quel prestito non rientri, e poi la loss given default, cioè quanta parte di quel prestito non riesce a recuperare la banca, perché questo ci dà un po' una misura di quanto poi la banca rimane fragile rispetto a questi eventi. Altri indicatori invece possono non riguardare l'esposizione al rischio di credito, ma ad esempio farsi una domanda rispetto a un investitore. Se io sono un investitore, e la Banca d'Italia è anche un investitore, questi numeri sono i numeri del portafoglio della Banca d'Italia, di un lavoro che è in uscita verso l'inizio, la metà di dicembre, in cui siamo andati a testare una serie di indicatori di intensità carbonica dei portafogli, per vedere qual era l'intensità carbonica dei portafogli della banca nel passato, quando ancora non avevamo una strategia di allocazione del portafoglio che tenesse conto anche di questa dimensione, e come questa, la nuova strategia l'ha cambiata, secondo diverse metriche. Quindi io posso calcolare quali sono le, ad esempio, le emissioni implicite di un portafoglio, che è la prima riga che vedete, no? Che sono migliaia di tonnellate di CO2 equivalente, oppure l'impronta carbonica, cioè che mi dice quanta tonnellata di CO2 emetto implicitamente per ogni milione di euro che ho investito nel mio portafoglio, l'intensità carbonica, che invece è una misura che mette le emissioni per la quantità di ricavi dell'impresa, e il weighted average carbon intensity, che invece, se volete, è una misura complessiva dell'intensità carbonica del portafoglio. Questo giusto per dire che anche questo tipo di informazione può essere utilizzata dagli investitori in modo statico, storico, perché stiamo parlando delle emissioni passate, per valutare quella che è la loro esposizione al rischio di transizione. Se poi vogliamo guardare un po' avanti, possiamo usare proprio l'analisi di scenario. Questi due scenari sono due scenari del Network for Greening the Financial System. Il Network for Greening the Financial System è un'associazione, se volete, un club di banche centrali e di supervisori finanziari di tutto il mondo, che si è messo intorno a un tavolo e ha ragionato sul fatto, su come cercare di misurare al meglio come i rischi climatici, ma ambientali in generale, possono passare dal sistema ambientale al sistema dell'economia reale al sistema finanziario. Qui noi vediamo delle proiezioni, dei dati storici sulle emissioni della Cina, dell'Europa e degli Stati Uniti, e le proiezioni future sotto diversi scenari di transizione. A destra vedete ad esempio quelli che sono i carbon pricing impliciti, cioè per avere quel tipo di transizione il prezzo del carbonio deve arrivare, nel caso di una transizione disordinata, dei valori stratosferici, $2,000 per tonnellata al valore del 2010. Questo per dire che anche gli investitori o l'esposizione possono tenere conto di questo tipo di scenari, che noi chiamiamo forward looking, che sono misure che ci dicono di più di quello che potrebbe essere un futuro possibile per l'allocazione dei loro portafogli. Chiudo l'intervento dicendo, siamo ospiti di Istat, perché la Conferenza Nazionale di Statistica, ma si è fatto abbastanza? Si può fare di più? Si può fare sicuramente di più. Alessandra citava prima la Data Gap Initiative, che la presidenza italiana del G20 ha chiesto proprio di attivare un nuovo canale di Data Gap Initiative, che tra tante iniziative, tipo quelle dei distributional accounts, dei financial accounts, tenesse anche conto del climate change. C'è sicuramente bisogno di più informazioni e di un ruolo più proattivo delle istituzioni pubbliche, che sono i produttori standard di informazioni. Perché? Perché vogliamo sottrarre un po' di monopolio ai data providers privati, che fanno il loro lavoro, però insomma ci creano qualche problema, perché ovviamente lo standard di qualità non può essere come quello delle statistiche ufficiali. Qui ho fatto un piccolo elenco della spesa da ricercatore. Sarebbe bello avere più informazioni granulari su come le famiglie e le imprese utilizzano l'energia, su quali sono i prezzi, non solo i prezzi medi, ma i prezzi delle piccole imprese rispetto alle grandi imprese, i prezzi che magari affrontano le famiglie che sono localizzate in diverse aree del territorio. Quali sono le esposizioni ai rischi fisici della popolazione, dei fabbricati, dei diversi asset rispetto agli eventi estremi, quelli storici e ancora meglio, perché no, quelli prospettici. Degli indicatori standard abbiamo presentato ad esempio questo LCI, no? Questa Long Carbon Intensity. Sarebbe bello avere una dashboard di statistica ufficiale che ci dice se stiamo superando certe soglie di rischio. Io ho lavorato anche sulla povertà energetica, anche collaborando con il ricercatore di Istat. Sarebbe bello, ad esempio, avere anche una definizione di povertà energetica. Pensate a quello che sta succedendo negli ultimi tempi, ad esempio, con l'aumento dei prezzi dell'energia. Il lavoro che abbiamo fatto col G20 è stato in particolare quello di cercare di avere una massima comparabilità internazionale. Questa è garantita dall'ottimo lavoro che fa Eurostat per i paesi dell'Unione. Ovviamente, quando si esce fuori dai paesi dell'Unione, le questioni si complicano. Banalmente,
nella Data Gap Initiative non si potranno forse avere le emissioni dei gas serra, che sono la CO2 più tutta una serie di gas, tipo il metano, il perossido d'azoto, perché e di solito ci si limita alla CO2. Questo sembra poco, perché uno dice che la CO2 è il 75% del totale delle emissioni, ma c'è un rimanente 25% che è molto rilevante. Quando si fanno confronti internazionali questo può fare una grossa differenza. Quindi guardiamo a iniziative come quella del Network for Green Financial System, come quella del Fondo Monetario Internazionale che ha costituito nel Climate Dashboard. Infine, come ho fatto vedere prima, è ovvio che noi abbiamo informazioni storiche, ma quello che vorremmo, parlando di rischi che si materializzeranno in particolare nel futuro, è quello di avere una qualche convergenza sui metodi che utilizzano l'analisi di scenario. Io ho scritto what if, cioè cosa succede se solo l'Unione Europea diventa climate neutral, oppure l'Unione Europea e la Cina, ma l'India no. Cioè avere una situazione che tutti questi indicatori che abbiamo visto sopra siano in grado di tradurli anche su possibili percorsi che questi indicatori potrebbero avere per avere dare un'informazione migliore a tutte le persone che fanno analisi su questi temi e dal punto di vista della finanza sostenibile, soprattutto agli investitori che sono quelli che oggi devono mettere le loro risorse per investire su un percorso piuttosto che un altro. Io qui vi ringrazio, ho finito la mia presentazione e ringrazio molto per l'ospitalità ancora. Grazie Ivan per questa presentazione molto comprensiva, che in realtà sta dando a noi nelle organizzazioni internazionali un'agenda di lavoro molto challenging, direi. Sì, stiamo lavorando nel cercare di sviluppare informazioni, soprattutto conti sulle emissioni all'aria e energia, che possano a livello globale. Ho solamente una domanda ho visto che state sperimentando con modelli di scenario e volevo sapere secondo lei come possono i dati della contabilità ambientale essere utilizzati nel contesto della finanza sostenibile a livello macro. Io sono un grande utente sia dei PEFA che degli Air Emission Accounts e penso che siano centrali. Ovviamente qui c'è un po' di frizione ogni tanto tra gli utenti che ci dicono che è centrale avere informazioni a livello di singola impresa. Io sono d'accordo, ovviamente il punto è l'informazione deve essere in primo luogo una buona informazione, quindi se anche si utilizzano i cosiddetti dati ESG dei data provider, è sempre centrale il ruolo delle statistiche ambientali come benchmark, perché come dicevo prima il mestiere degli statistici ufficiali è quello di raccogliere dati, quindi nessuno meglio di loro conosce le metodologie e conosce soprattutto quanto sia importante il data editing, ad esempio, per la qualità dei dati. Questo non è detto che succeda per chi fa un mestiere un po' diverso, quindi come minimo come benchmark, ma in generale io consiglio che soprattutto gli utenti istituzionali, quindi le banche centrali, i supervisori, si affidano più alla statistica ufficiale che alla statistica che è disponibile sul mercato. Grazie. La ringrazio. Grazie. Volevo passare alla seconda presentazione che è della relatrice Francesca Mazzolari, che ha un PhD in Economics presso la University of California of San Diego, Senior Economist presso il Centro Studi della Confindustria, dove è responsabile degli studi di valutazione delle politiche pubbliche. La dottoressa Mazzolari parlerà del fabbisogno di dati e informazioni di impresa sulla tematica ambientale. Le do la parola, ti do la parola, Francesca. Sei muted. Eccomi, grazie Alessandra anche per avermi ricordato di accendere l'audio. Grazie quindi dell'introduzione, grazie agli organizzatori per l'invito, è un piacere essere qui con tutti voi oggi. E come Alessandra ha detto, nella mia presentazione oggi mi concentrerò sulla discussione del fabbisogno di dati a livello di impresa sulle tematiche ambientali. E quello che farò è, dopo aver brevemente documentato la posizione dell'Italia nel contesto internazionale sulla base delle statistiche ufficiali aggregate relative all'impatto e alla sostenibilità ambientale,
argomenterà appunto per la necessità di ricchi database, più ricchi di quanto esistano oggi a livello di impresa, che mappino i processi di transizione e di ecologica, chiamiamola così, e di sostenibilità ambientale delle imprese, anche per fornire delle banche dati abbastanza dettagliate per una corretta e seria valutazione delle politiche pubbliche in tema ambientale. E questo è uno sforzo di raccolta di dati a livello di impresa che va fatto nonostante le enormi difficoltà in questo campo, che derivano dal fatto che si tratta di realtà ancora in definizione, specie delle azioni, diciamo, delle imprese verso la sostenibilità, su cui le imprese, spesso soprattutto le piccole e medie imprese, fanno difficoltà a descriversi e quindi a misurarsi. Ma nonostante questa difficoltà, appunto, lo sforzo è necessario. E in un quadro in cui ad oggi in Italia la fonte forse principale di informazioni su questo tema a livello di impresa è il censimento Istat del 2019, e però il fabbisogno è molto più ampio, vi accennerò anche all'iniziativa Confindustria in corso di appunto raccolta di informazioni dettagliate in questo campo. Quindi vi condivido la mia presentazione per entrare, diciamo, nel vivo della discussione. Quindi una considerazione iniziale. Il decoupling ambientale forse è la parola chiave oggi nella sfida ambientale appunto in corso. E decoupling ambientale, che significa slegare la crescita economica da quello che è l'impatto che abbiamo sull'ambiente proprio tramite il progresso economico. E per ottenere questo obiettivo fondamentale bisogna agire su più ambiti: un aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse, una diminuzione delle emissioni di gas serra a parità di consumi energetici, e un aumento della circolarità nell'uso delle risorse. In tutti questi tre ambiti, l'impatto sull'industria e dell'industria, il ruolo dell'industria è fondamentale, sia lato offerta green, quindi sviluppo di tecnologie verdi ed ecoprogettazione, sia lato domanda green, quindi adozione di tecnologie verdi e di modelli circolari di gestione delle risorse. Bene, su questi tre ambiti che ho menzionato, come si posiziona l'Italia sulla base delle statistiche ufficiali? Per l'efficienza nell'uso delle risorse vi presento qui gli indicatori di Material Productivity ed Energy Productivity. L'Italia ne esce come un paese caratterizzato da un livello di efficienza più elevato rispetto alla media europea. Anche in ambito, diciamo, di emissioni di gas climalteranti, vi presento qui i dati sull'impronta carbonica, in particolare del manifatturiero, e anche in questo caso l'Italia sembra abbia una buona performance. Rispetto all'Italia, per esempio, l'intensità delle emissioni della manifattura in Cina è 6 volte tanto, per venire ad un paese più vicino, in Spagna, è 2 volte tanto. Per quanto riguarda il terzo ambito, quello della circolarità delle risorse, anche qui una buona performance media italiana, con per esempio una quota di recupero materico ed energetico dei rifiuti speciali elevata. Le statistiche ufficiali ci permettono anche di valutare, sempre nell'aggregato, qual è il ruolo, da una parte, nel creare il problema del da parte del sistema produttivo rispetto all'apporto di famiglie e individui come consumatori finali. Questo grafico, per esempio, in termini di emissioni di gas serra, per vari paesi in 2 anni di riferimento, fa vedere quello che è il contributo alle emissioni del sistema produttivo rispetto alle famiglie, fa vedere un ruolo preponderante del sistema produttivo, ma anche quello che è l'apporto importante alla riduzione complessiva del problema nel tempo. Quindi rispetto alle famiglie, appunto, l'apporto è in valore assoluto, in valori relativi, molto ampio. Detto ciò, buona performance quindi in media dell'Italia rispetto a questi indicatori, ma che cosa sappiamo a livello proprio di impresa, di quelli che sono le azioni, i comportamenti verso la sostenibilità ambientale adottati dalle aziende italiane? La fonte informativa più importante ad oggi è il censimento permanente delle imprese, quello del 2019, appunto,
includeva delle importanti domande, tutte qualitative, tuttavia sui comportamenti delle imprese. Da questo sappiamo che il 66% delle imprese, io qui guardo quelle manifatturiere, nel 2018 aveva investito volontariamente in uno o più ambiti di sostenibilità, quindi efficienza energetica, economia circolare, energie rinnovabili, con ampie differenze però per dimensione, quindi per le grandi la quota sale al 92%, per le micro si ferma al 63%. Ovviamente riferimento del censimento molto ampio, quindi possibilità di disaggregare questa come le altre diciamo valutazioni anche a livello geografico o per singoli comparti produttivi, molte altre le informazioni disponibili, per esempio ahimè che sono ancora poche le imprese che hanno fatto della riduzione dell'impatto ambientale delle proprie attività un obiettivo strategico, anche su questo elemento ovviamente ampissime le differenze per dimensione di impresa. E un altro elemento critico è che anche tra quelle imprese che hanno dichiarato di aver adottato soluzioni per promuovere la sostenibilità ambientale, è poco diffusa la valutazione interna delle iniziative svolte e vi è poca comunicazione verso l'esterno. Nel 2018 solo il 4% delle imprese aveva compilato bilanci o rendicontazioni di sostenibilità. In questo quadro, fatemi dire, si crea una necessità di raccolta e di messa a disposizione di microdati a livello di impresa ben più ampio rispetto al presente. Questo va fatto tramite indagini ad hoc condotte presso le imprese, ma anche mettendo via via a sistema le informazioni amministrative e burocratiche disponibili, penso alle autorizzazioni, alle certificazioni, a tutto il mondo della rendicontazione, se pubblica, proprio per diminuire il carico statistico sulle imprese. È necessario sfruttare al meglio e incrociare i dati amministrativi. E servono informazioni quantitative dettagliate su almeno tre aspetti. La misurazione dell'impatto ambientale delle imprese per descrivere lo status quo, dove siamo. Informazioni però anche sulle azioni svolte, quindi per esempio gli investimenti per migliorare la sostenibilità, per mappare i processi di transizione. E poi anche informazioni servono su benefici e costi percepiti dalle imprese nello svolgimento di queste azioni e sull'utilizzo di incentivi. Perché? Perché è fondamentale capire quali sono le leve su cui agire per influenzare le azioni delle imprese verso la promozione appunto della sostenibilità ambientale. Fondamentale nella raccolta di microdati è la rappresentatività degli insiemi che si raccolgono e quindi l'ampiezza e la numerosità anche dei campioni per permettere delle analisi per settore merceologico, per dimensione di impresa, per localizzazione. Bisogna capire cosa le imprese fanno, ma bisogna essere in grado poi di aggregare le informazioni lungo queste dimensioni che ho menzionato, perché è qui che vanno poi sviluppate appunto anche delle leve adatte per promuovere i comportamenti virtuosi. E perché è importante la raccolta di questi dati? Parlo di microdati, fatemi partire da una ragione micro, quindi allenare le imprese in primo luogo. Nella redazione della reportistica di sostenibilità, per esempio, questa è obbligatoria oggi in Italia per imprese grandi, non tutte tra l'altro, ma sappiamo sta diventando sempre di più una necessità sulle spinte del mercato, anche per le imprese di medie e piccole dimensioni. E quindi è necessario aiutare le piccole e medie imprese che, come dicevo, fanno fatica a misurarsi lungo queste caratteristiche legate a impatto e azioni di sostenibilità ambientale, aiutarle appunto a prendere dimestichezza con queste dimensioni. E questo serve anche per aumentare il loro livello di consapevolezza e migliorarne la performance. Una seconda categoria di ragioni per cui è importante un set informativo diciamo a livello di impresa è perché questo è utile al decisore politico per monitorare la transizione ecologica della nostra industria, ma anche per supportarlo nella scelta delle politiche ambientali più efficaci ed efficienti. E in un secondo vi presenterò brevemente un esempio di analisi microeconomica di valutazione delle politiche che appunto mette in luce quanto un ricco dataset a livello di impresa può essere fondamentale per condurre queste analisi. Ma fatemi prima menzionare una terza ragione
per la necessità di capire a livello di impresa anche che cosa sta succedendo in termini di azioni verso la sostenibilità ambientale, beh, anche per informare le scelte di politica industriale. Il percorso è necessario, lo sappiamo, verso una maggiore sostenibilità ambientale, ma i costi di aggiustamento sono enormi e quindi se non ci rendiamo conto di quali sono i tempi necessari e anche le politiche di supporto al sistema produttivo per metterlo in grado di affrontare tutti quei processi proprio di riconversione anche di produzione di consumo verso una logica di maggiore sostenibilità, beh, il prezzo può essere distruzione di benessere economico e penso appunto a processi di deindustrializzazione o diciamo dal punto di vista europeo italiano delocalizzazione. Quindi è fondamentale raccogliere dati per capire se le imprese anche a livello di filiera sono pronte per le trasformazioni che chiediamo e ciò è importante sia appunto, come dicevo all'inizio, sull'aspetto dell'offerta, diciamo, green, sia sul lato della domanda. Vengo a quell'esempio che vi ho promesso di, tra i tanti, di analisi di valutazione delle politiche pubbliche che si basano su dati microeconomici. Un esempio interessante, molto recente, che vi volevo menzionare è in questo paper Do Carbon Offsets, Offset Carbon, in cui i ricercatori sviluppano e implementano su microdati di impresa un nuovo metodo per identificare i sussidi sprecati e usano questo metodo per fornire delle prove sull'errata allocazione delle compensazioni di carbonio nel Clean Development Mechanism, che è forse il più grande programma di carbon offset al mondo. E su un database con l'esatta posizione geografica, le caratteristiche di 1350 parchi eolici in India, in questo caso, stimano che oltre la metà delle compensazioni di carbonio approvate sono state assegnate a progetti che molto probabilmente sarebbero stati realizzati comunque. Quindi in un ambito di, in un contesto di risorse pubbliche scarse, è fondamentale condurre delle analisi credibili di allocazione delle risorse per comprendere appunto come meglio indirizzare le politiche. Ovviamente quando dico che è necessario raccogliere ricchi dataset a livello di imprese, mi rendo conto delle difficoltà enormi nel processo. Una l'ho già menzionata, l'ampia eterogeneità tra imprese proprio nella consapevolezza e dimestichezza con questi temi e quindi questo diventa questo chiama per processi veri e propri di formazione sia degli agenti che sono chiamati in causa, sia, fatemelo dire, degli stessi consulenti o degli stessi operatori del sistema finanziario bancario che ancora oggi, nonostante si parli tanto di indicatori, per esempio più in generale ESG, quindi non solo environment ma anche sustainability dal punto di vista sociale e di governance, ancora tuttavia diciamo stiamo parlando di grandezze e di realtà che non sempre diciamo a livello tecnico sono ben comprese. E poi perché è difficile la mappatura, diciamo, in questo campo? Perché si tratta di fenomeni e comportamenti in evoluzione e quindi strumenti di indagine a risposta chiusa non bastano. Serve raccogliere anche case study e best practice e poi serve uno sforzo di sistematizzazione delle informazioni raccolte. Quindi in questo contesto di, come ho detto, secondo dal nostro punto di vista, enorme fabbisogno di dati, E in attesa appunto che i produttori di statistiche ufficiali ovviamente colmino diciamo questa necessità, vi volevo parlare brevemente dello sforzo in atto in questi mesi da parte della mia organizzazione nel dare un piccolo contributo su questo tema. Abbiamo formalizzato una collaborazione con ISPRA per la redazione di un report di sostenibilità ambientale dell'industria italiana e il report si baserà sui risultati di un'indagine ad hoc. Abbiamo messo a punto appunto un questionario molto dettagliato volto a raccogliere informazioni quantitative ma anche una collezione di best practice in materia ambientale e l'indagine sarà avviata a breve presso le imprese associate a Confindustria, quindi universo di riferimento le associate a Confindustria, 150.000 imprese con 5,5 milioni di dipendenti. Brevemente, il questionario dell'indagine avrà domande molto molto dettagliate sui tre temi che vi ho menzionato prima, quindi uno, impatto ambientale delle imprese per la costruzione di indicatori quantitativi in tre ambiti, efficienza nell'uso delle risorse, circolarità nell'uso delle risorse
e pressioni sulle matrici ambientali, di cui appunto l'atmosfera è solo una delle matrici a cui pensiamo, ma rileveremo informazioni anche su pressioni sul sistema idrico, suolo e poi ovviamente il tema dei rifiuti. Secondo elemento che andiamo a monitorare sono nello specifico le azioni che le imprese compiono per ridurre l'impatto e aumentare la sostenibilità ambientale. Quindi avremo domande sulla reportistica e monitoraggio interno, ma anche su elementi di governance fondamentali, quindi per esempio se esiste un referente interno o una struttura interna per la responsabilità ambientale e per l'efficientamento energetico. Avremo domande sugli investimenti a lista chiusa, quindi su alcune tipologie di investimenti che sono già diffusi e anche incentivati, ma anche domande sugli investimenti a lista aperta, proprio per capire se ci sono dei tipi di azioni che ancora non sappiamo codificare nello specifico. E poi chiederemo anche delle best practice dal punto di vista ambientale, e fatevi menzionare qui soltanto due aspetti, quelli che mi sembrano più interessanti e più innovativi. Cioè avremo domande su eventuali azioni di simbiosi industriale, quindi se esistono consorzi, reti a cui l'impresa partecipa per l'utilizzo di prodotti, ma anche sottoprodotti o rifiuti di altre aziende per la condivisione di servizi. E poi altro elemento molto importante è la complementarietà tra investimenti più di capitale fisico e investimenti in capitale umano, quindi se le imprese hanno in atto iniziative di formazione in ambito ambientale, in termini di chiedendo appunto quante sono le ore, ma anche l'ammontare dell'investimento. E infine, terzo elemento che andremo a monitorare sono proprio i costi e benefici percepiti dalle imprese e se le imprese utilizzano incentivi. Come dicevo, questo è fondamentale per capire le leve su cui operare per promuovere le azioni di sostenibilità ambientale. Per esempio, riguardo le certificazioni ambientali, chiederemo se l'impresa appunto ha certificazioni di processo, di prodotto per l'efficientamento energetico e se l'impresa ha riscontrato vantaggi dall'adozione, per esempio in termini di accesso a fideiussioni, aumento della durata delle autorizzazioni, appunto per capire come agire per migliorare appunto i processi e le strategie aziendali. Ovviamente siamo ben consapevoli delle possibili criticità di questa iniziativa che stiamo prendendo e che stiamo conducendo. Abbiamo un questionario lungo e difficile. L'obiettivo è raccogliere informazioni dettagliate, non sappiamo ancora se le aziende saranno in grado di rispondere nel dettaglio a tutti i quesiti che facciamo, anche veramente di misurazione del loro impatto. E poi mancherà un campionamento casuale e quindi questo non garantisce la rappresentatività. L'associazione a Confindustria, alle varie associazioni e volontaria, così noi nel rivolgerci ai nostri associati non possiamo applicare un obbligo di risposta come giustamente invece viene dai produttori, dall'Istat e dai produttori di statistiche ufficiali. Per noi sarà un tentativo di far capire alle nostre aziende quanto è importante questo progetto, proprio perché stiamo raccogliendo informazioni che restituiremo alle aziende stesse e che potranno fornire un utile benchmark anche competitivo per loro. Quindi fatemi concludere in sintesi questa che è stata un minuto, Francesca. Sì, Alessandra, proprio l'ultima slide. E siamo consapevoli che serve, lo sappiamo tutti ormai, un cambio di passo radicale nel modo di concepire produzione e consumo. E la manifattura è protagonista in questo in questo cambiamento. Questo crea un fabbisogno informativo a livello micro per monitorare e orientare al meglio le strategie ambientali delle imprese. È urgente in Italia sviluppare banche dati di impresa su impatto ambientale e azioni volte alla sostenibilità. Il censimento permanente delle imprese Istat è un ottimo punto di partenza, ma servono più dati, anche quantitativi. E quindi i passi includono, da parte dei produttori ufficiali di statistiche, somministrare indagini ad hoc presso le imprese, magari facendo anche tesoro di quelle che sono le iniziative da parte di organizzazioni come Confindustria in questo caso, ma ce ne sono altre, che
si muovono nella stessa direzione. E poi, come dicevo all'inizio, fondamentale mettere via via sistema informazioni amministrative per minimizzare il carico statistico. Lo si è fatto già su tanti altri temi, è necessario cominciare a farlo anche su questo relativo a impatto e azioni di sostenibilità ambientale. E con questo vi ringrazio e ho concluso la mia presentazione. Grazie Francesca per questa presentazione molto comprensiva. Quello che dici è importante sviluppare la collaborazione tra le imprese e il sistema statistico nazionale per poter utilizzare al massimo le informazioni che sono già collezionate come parte delle statistiche ufficiali. Un problema che noi abbiamo notato a livello più globale è anche il fatto che non esistono standard per business accounting, soprattutto legati all'ambiente. Ci sono moltissime iniziative che stanno emergendo ora e sembra che le imprese siano interessate ad avere concetti, definizioni e classificazioni che siano più standardizzate. E questo poi tra l'altro favorirà anche la generazione di dati che poi siano consistenti con i dati che vengono usati dalle statistiche ufficiali. Secondo te il fatto che non ci siano questi standard a livello di imprese, non c'è un obbligo di reporting per le imprese, qual è l'impatto per la generazione di dati a livello di impresa secondo te? Sì, grazie Alessandra. Questo è un aspetto fondamentale che menzioni. Da una parte il sistema delle imprese sente la necessità di una maggiore standardizzazione e se questa non è ancora possibile, perlomeno di una maggiore trasparenza in tema di reportistica e di standard, quelli che chiamiamo ESG standard. Sente questa necessità proprio anche a livello di creazione di un sistema concorrenziale giusto, nel senso che altrimenti il proliferare di diversi standard crea anche la possibilità di ingiuste differenze. Se la standardizzazione non è possibile ancora, come invece è stata richiesta per esempio dal B20 come una delle richieste principali che abbiamo fatto al G20, perlomeno una maggiore trasparenza è necessaria. E in termini invece di quello che dicevi di obbligatorietà della reportistica, su questo forse la gradualità, perlomeno per le piccole e medie imprese, nel rendere gli standard obbligatori è necessario, forse è necessaria una fase in cui ci sia una reportistica un po' più semplice e degli standard un po' più semplificati per le imprese di piccole dimensioni, perlomeno una fase di transizione prima di arrivare a dei requirement che sono quelli già imposti alle grandi imprese. No, grazie, mi sembra molto importante questo fatto di almeno avere una standardizzazione dei concetti, poi il reporting a livello di imprese deve essere un passo graduale, però che almeno che sia chiaro quello che bisogna calcolare e per quale ragione nelle varie imprese, quindi a livello globale noi stiamo lavorando in questa direzione e secondo me abbiamo molto da imparare anche dal lavoro che voi state facendo. Grazie. Volevo ora passare al prossimo relatore che è dottor Renato Marra Campanale, che si occupa della produzione di dati di indicatori ambientali e dell'analisi integrata di pressioni ambientali e dinamiche economiche nell'ambito del servizio di informazione statistica e reporting sullo stato dell'ambiente di ISPRA. Ha lavorato a lungo sull'interazione fra economia e ambiente con gli esperti di contabilità ambientale di Istat e è stato distaccato presso l'OCSE e la Commissione europea. Chair il gruppo sul framework per sviluppare il framework della circular economy nel contesto della task force della Commissione economica delle Nazioni Unite.
Renato, adesso passiamo più a livello, diciamo, macro delle informazioni. Ti do la parola. Grazie. Anche a me fa piacere essere qui, grazie dell'invito, fa piacere vedere persone a Meccare come Aldo, persone con cui sto lavorando come Alessandra e conoscerne di nuovo come Francesca e Ivan. Dunque, condivisione, eccola qui. Dunque, vedete tutti la presentazione, spero. Dunque, brevemente cosa vi vado a raccontare. L'intervento parte dalle definizioni di economia circolare, che sono tante quanti sono gli aspetti e dunque i punti di vista che questo concetto implica. L'individuazione di questa molteplicità è determinante quando ci andiamo ad occupare della misurazione statistica di questa politica. Quindi l'intervento vuole ricostruire questa molteplicità di prospettive e proporre come tenerle insieme attraverso un diagramma, come può essere possibile tenerle insieme attraverso un diagramma di flusso e un quadro consolidato, nonché standard statistico internazionale, come il sistema di contabilità economico-ambientale delle Nazioni Unite. Quindi, partendo dalle definizioni di economia circolare, che appunto abbiamo detto sono numerose, bene, presento qui due per poi far notare come l'ampiezza, diciamo, di variazione fra queste definizioni, da quella della Commissione europea quando uscì con il primo piano di azione del 2015 a una insomma che ne sintetizza addirittura 114 proposte da soggetti diversi, quali organizzazioni internazionali, istituzioni nazionali e locali, parti sociali e mondo della ricerca. Mentre la prima, appunto, va da sé che è molto sintetica, però secondo me coglie già quello che insomma deve essere. Nell'altra già c'è un dettaglio su aspetti più particolari come i modelli di business o i livelli di con cui può essere affrontato il problema o il richiamo allo sviluppo sostenibile. Questa molteplicità appunto di definizioni rende difficile poi accordarsi sull'ambito di azione statistico per la misurazione. Che cosa significa definire uno scope insomma, di statistico di un determinato argomento? È essenzialmente dove andare a tracciare i confini e che siano poi in modo concettualmente rilevante, solido e sensato dal punto di vista statistico. Semplificando, possiamo rappresentare l'economia circolare su questi due assi. Ognuno di noi, a seconda della propria prospettiva, poi può posizionarsi lungo i due assi a seconda che si dia più importanza all'aspetto ambientale o a quello economico o quello diciamo più micro di individui, dove intendo insomma famiglie, singole imprese o singoli materiali, piuttosto che a scala globale o a scala insomma nazionale o sovranazionale. Per agire con successo, diciamo, economia e ambiente vanno considerati contemporaneamente e produrre informazione statistica per ognuna di queste dimensioni è comunque molto faticoso e si rischia incoerenza fra le varie dimensioni. Scusate.
oltre ai rifiuti, vanno considerati altri aspetti, quali le filiere, i settori produttivi, i modelli di produzione e consumo o altri aspetti economici, la produzione, occupazione, investimenti e innovazione. Vi propongo, a partire da questo elenco da questa lista di argomenti, una lettura in cui economia e ambiente sono strettamente intrecciati. Diciamo, l'informazione ambientale in termini fisici è esterna a quella economica, ma comunque con essa va integrata. E invece abbiamo poi l'informazione economica, diciamo, interna o nascosta, se volete. Si tratta qui di cui dell'informazione economica complessiva, che non è già esplicitamente descritto. La transizione quindi verso un'economia circolare, diciamo, saltando la prima parte che un po' ripete quanto già detto, secondo me comporta sfide dovute alla trasversalità della politica, quindi necessaria coerenza, cooperazione istituzionale e governance, e c'è trasversalità anche fra i soggetti, fra gli attori sociali, governo, imprese, famiglie, quindi necessaria partecipazione, informazione e comunicazione. Naturalmente l'informazione è rilevante, è un aspetto importantissimo, e diciamo su questo, diciamo, la statistica ufficiale sta lavorando. Il tipo di informazione necessaria sono indicatori per misurare lo stato di avanzamento, per informare su quelli che sono i risultati ambientali ed economici ottenuti. Alcuni dati già esistono, ricordiamo comunque che, ad esempio, per l'Unione Europea si è voluto partire da informazione già esistente. A questo proposito mi sembra curioso un po' il fatto che, appunto, quando è uscito il primo monitoring framework della Commissione Europea, appunto, si è partiti da informazione già esistente. L'unico indicatore prodotto, appunto, c'è stato un unico indicatore prodotto, il circularity rate. È curioso invece che Francesca, nella precedente presentazione, abbia invece evidenziato la necessità dalla parte imprenditoriale, la necessità di avere nuova informazione ulteriore rispetto a quella esistente. E quindi alcuni dati esistono, non sono in grado di cogliere tutti gli aspetti di questa politica, ad esempio il livello di analisi più dettagliato, un'analisi per materiale o per prodotto, ed è necessario che comunque i dati vadano integrati e combinati. Le statistiche dei rifiuti da sole non ci portano molto lontano finché non vengono appunto integrate anch'esse con un quadro più complessivo. E altra informazione rilevante sono gli aspetti economici, aspetti di innovazione tecnologici e il ruolo della dimensione internazionale. Mi riferisco alla possibilità di stimarlo mediante appunto stime di footprint. Vi propongo quindi una visione complessiva
che cerca di tenere insieme un po' tutti gli elementi, mi viene da dire un po' come osservare il pianeta Terra dallo spazio aiuta a coglierne la forma sferica, quindi allo stesso modo per vedere e capire meglio l'economia circolare è necessario un po' prendere le distanze da aspetti particolari ed averne una visione complessiva. E mi viene anche da dire, mi rivolgo ad Alessandra e ad Aldo, questo diagramma di flusso mi ricorda la prima figura proprio del SEA, del Central Framework, che secondo me appunto conteneva in embrione questo tipo di schema in cui il sistema antropico è immerso in un sistema più vasto, l'ambiente naturale, e dipende dallo scambio di materiale di energia con l'ambiente. Riceve appunto input di materia e energia, li trasforma e quindi restituisce un output di materia ed energia degradate. Quindi vediamo che da sinistra a destra ci sono gli input di risorse che entrano nel sistema economico, entrano poi nel sistema produttivo, una parte esce, altra rimane come stock accumulato e poi c'è un loop di rientro nel sistema economico. Diciamo, è inoltre uno schema che aiuta a vedere la dimensione relativa dei problemi, secondo me è questo, quindi i rifiuti in confronto con le emissioni, e aiuta a vedere anche quelli che sono i vincoli che limitano in ogni caso l'espansione del flusso che può rientrare nell'economia. Questi vincoli sono l'accumulazione di materiali e gli usi energetici, che appunto finché non vengono entrambi ridotti, appunto costituiscono delle limitazioni. La task force dell'UNECE sulla misurazione dell'economia circolare, che ha appena citato Alessandra, ha scelto il SEA come quadro di riferimento statistico più idoneo per integrare questi differenti tipi di dati che toccano differenti dimensioni proprio per la peculiarità dei conti ambientali e che riesce a produrre set di dati coerenti fra loro. Diciamo, avendo come guida le definizioni, i concetti, le classificazioni, i principi della contabilità economica nazionale. L'economia circolare trae vantaggio da tutto ciò e appunto rendendo coerenti conti tematici diversi, derivando indicatori coerenti e fornendo la base per comunicare interrelazioni complesse. Il SEA diversi conti possono entrare in questo schema, non si può occupare di tutto, comunque, tipo la prevenzione dei rifiuti, la footprint di singoli prodotti, la parte che riguarda l'innovazione, i brevetti, eco-design, non, neanche diciamo, può essere trattata dal SEA, così come gli aspetti locali. Cosa facciamo in ISPRA per l'economia circolare, infine? Con l'Agenzia Europea dell'Ambiente, ISPRA ha guidato il processo di bellaggio per il monitoraggio dell'economia circolare, che è culminato con l'approvazione di 7 principi per il monitoraggio dell'economia circolare e attualmente in via di costituzione una piattaforma internazionale permanente per l'attuazione di questi principi. ISPRA poi partecipa, anzi parteciperà alle attività del European Topic Center sull'economia circolare e uso delle risorse per i prossimi 5 anni a partire dal 2022. Appunto, ISPRA è parte del consorzio che svilupperà tale attività insieme all'Agenzia Europea. Nel consorzio ci sono istituzioni di ricerca, quali quella belga Vito, che è anche il capofila del consorzio,
il centro della produzione e consumo sostenibile, poi Plan Milieu, l'Agenzia Ambientale Tedesca, il Wuppertal, l'Agenzia Ambientale Ceca, un istituto del CNR che si occupa di economia ambientale, IVL invece è un centro di ricerca finlandese, di ricerca ambientale, SIZ è un centro di ricerca interuniversitario italiano, VTT è un centro di ricerca ambientale svedese, è il World Resource Forum e poi appunto ISPRA. Inoltre, nell'annuario dei dati ambientali che ISPRA pubblica annualmente, già da un paio di edizioni nella banca dati degli indicatori ambientali abbiamo costruito una sezione economia ambiente che presenta gli indicatori derivati dai conti ambientali prodotti da Istat. E ISPRA produce in aggiunta la Material Carbon Energy Footprint e il tasso di circolarità, le footprint naturalmente derivate dai conti ambientali e il tasso di circolarità sia totale che per singoli categorie di materiali. Diciamo è particolarmente significativo perché è l'unico esempio di nuovo indicatore prodotto dalla statistica ufficiale proposto da Eurostat e nasce da appunto questa integrazione di fonti diverse, in particolare le statistiche dei rifiuti, il commercio internazionale e i flussi di materia, appunto tutte mappate, le prime due mappate sui flussi di materia. E infine appunto ISPRA partecipa ai lavori della Task Force UNECE e dell'OCSE per sviluppare linee guida internazionali e un nuovo tipo di informazione sull'economia circolare. Grazie a tutti. Grazie Renato per questa presentazione e per informare tutti i partecipanti sulle attività che stanno facendo a livello internazionale e anche a livello nazionale. Come tu hai detto, il sistema di contabilità ambientale è fatto, diciamo, apposta per dare un framework generale per la circular economy, perché proprio per la sua natura combina fonti differenti utilizzando classificazioni e definizioni che sono consistenti sia per la parte dei dati ambientali della parte con i dati economici. E questo è, diciamo, che è stato l'approccio che Eurostat ha preso all'inizio per cercare, diciamo, di disseminare dati sulla circular economy quando la domanda di questo tipo di informazioni è diventata urgente, diciamo, però questo è, diciamo, che è stato un po' un tappabuchi quello che ha fatto Eurostat. Combinando differenti conti ha sviluppato questo modo di disseminare i dati, e tu hai indicato pure che ci sono c'è la necessità di avere dati addizionali per compilare la circular economy, che non sono parte, diciamo, dei conti che vengono compilati regolarmente, e ISPRA sta facendo del lavoro, diciamo, in questa direzione. Volevo sapere se questi dati che voi state compilando, diciamo, a livello di ISPRA sono dati ufficiali o sono dati più, diciamo, sperimentali, e se c'è un programma, diciamo, di muovere questi dati più a livello ufficiale, se non sono ufficiali. Allora, ti riferisci ai tre tipi di footprint e al circularity rate? Diciamo, non li facciamo in maniera autonoma e così
Non li facciamo in maniera autonoma perché seguiamo la metodologia Eurostat, quindi abbiamo la comparabilità di questi dati. Per quanto riguarda il circularity rate, Eurostat a livello dei paesi membri pubblica solamente il totale, e noi andiamo, ci spingiamo fino al dettaglio delle quattro categorie di materiali, dei flussi di materia, e invece per quanto riguarda le footprint, seguiamo completamente le metodologie Eurostat, quindi per la carbon e la energy, usando il modello input-output, è una domestic technology assumption, quindi si tratta di per le emissioni evitate, e invece per quanto riguarda invece la material footprint, è basato sul modello ibrido europeo che ha insomma sviluppato Eurostat e poi adattato con informazioni nazionali. Per quanto riguarda invece l'ulteriore lavoro, questo è ulteriore informazione, questo poi è diciamo proprio uno dei principi di Bellagio che chiede di sviluppare informazione aggiuntiva oltre quella ufficiale, sfruttando tutto quello che c'è, però insomma non ci sono ancora i risultati. Grazie. E per quanto riguarda rispetto ad altri paesi, diciamo, l'Italia, come si propone l'Italia nel sviluppare questo tipo di informazioni? Europei in particolare, perché globali non ce ne sono molti che hanno questo tipo di informazioni. Delle informazioni alternative alle statistiche ufficiali, vuoi dire? Anche in generale sulle informazioni dell'economia circolare. Che vuol dire come si propone? Cioè, come è messa, Ah, diciamo. come è messa? Ok. Allora, come ha fatto vedere Francesca, Resource Productivity, non mi ricordo qual era l'altro indicatore, forse il tasso di circolarità, insomma, indicatore Era così Material per. and Energy Productivity. Ok, lì diciamo il dato preso così in maniera isolata è molto positivo. Però, diciamo, sia io che Aldo, conoscendo come vengono costruiti questi dati, insomma, è facile poi dare delle spiegazioni che vanno un po' in controtendenza, nel senso che, se si va ad analizzare il sistema produttivo e si vede che la produzione, c'è uno shift. A parità di livello produttivo c'è uno shift in aumento della parte importata, quindi diciamo l'indicatore alla fine è migliore anche perché viene de delocalizzata un po' la produzione, eccetera, eccetera. E invece per che ne so, il circularity rate si avrebbero risultati molto diversi se a denominatore il domestic material consumption fosse sostituito col raw material consumption. Grazie, grazie Renato. Ora passerei all'ultimo relatore che è Aldo Femia, che è il dottore in economia politica e ha un master in economics and econometrics. È primo ricercatore responsabile per i conti ambientali fisici presso l'Istat. Ha lavorato come esperto di conti ambientali ed economia ecologica presso il Wuppertal Institute, l'OCSE e la FAO ed è delegato per l'Italia nel Committee of Experts on Environmental Economic Accounting delle Nazioni Unite e in numerosi gruppi internazionali, inclusa la Task Force Europea sui conti degli ecosistemi. Del rappresentante Istat nel Comitato per il Capitale Naturale.
Aldo parlerà del sistema di contabilità ambientale della CEA che è stato adottato recentemente dalla Commissione di Statistica delle Nazioni Unite e anche delle attività di implementazione in Italia. Aldo. Grazie Alessandra per questa bella presentazione, grazie alla regia, grazie anche agli altri relatori. A Renato mi ha fatto fischiare le orecchie più di una volta, ci sarebbe tanto da aggiungere a quello che è riuscito a dire, comunque confermo le sue parole e ovviamente ci muoviamo sostanzialmente nell'ambito della statistica ufficiale, anche se alcune cose sono un tantino più sperimentali di altre. E lo stesso si può dire per il SEA sui conti, per i conti degli ecosistemi del SEA, del quale tu hai giustamente, Alessandra, sottolineato il grande progresso. E poi grazie soprattutto ai miei coautori, vado a condividere lo schermo in maniera da poterveli quantomeno presentare virtualmente, che sono i principali attori di una collaborazione istituzionale tra Istat, Università La Sapienza, ISPRA, in materia appunto di conti degli ecosistemi, e partecipano attivamente insieme a me ai lavori di una task force europea, il cui primo compito è quello di definire uno standard europeo formalizzato come modulo di un regolamento, come modulo ad hoc del regolamento sui conti ambientali europei. Chiaramente Alessandra, sai quanto sia improbo raccontare tutto quello che si fa sui conti degli ecosistemi, cosa sono in così poco tempo. Mi perdonerete una certa sbrigatività nella presentazione. Ovviamente per chi dovesse avere interesse a approfondimenti, l'Istat è sempre a disposizione, come anche gli altri enti che partecipano. Vi darò qualche breve cenno sui cosa sono i conti, quindi, e sulle realizzazioni in Italia. O almeno quelle che abbiamo già messo a sistema nell'ambito di questa collaborazione, che comunque ha grosse potenzialità, anche grazie appunto alla presenza in Italia di un comitato sul capitale per il capitale naturale, al quale tutti gli autori direttamente e indirettamente partecipano, i cui lavori. Quindi diciamo, come un inquadramento assolutamente generale di questi conti nel panorama dell'informazione statistica sull'ambiente, può essere dato, facendo riferimento per chi lo conosce, al modello, il ben noto modello o schema DPSIR, e a come questo è coperto dai conti, dagli strumenti di contabilità ambientale, dei conti ambientali. O almeno dai diversi SEA. Se il SEA Central Framework si concentra su driving forces, pressioni sull'ambiente e risorse naturali considerate individualmente, il SEA complementa questo quadro con una visione organica degli ecosistemi, per quanto possibile, sempre in una rappresentazione statistica che necessariamente frammenta e suddivide per poter parlare delle cose, e in particolare in relazione allo stato degli ecosistemi e gli impatti che ha la loro esistenza e la loro modificarsi sul sistema sociale e soprattutto su quello economico. Il principale valore aggiunto dell'ecosystem accounting sta nella sistematizzazione e nel concatenamento di informazioni relative agli ecosistemi e alla loro importanza economica. C'è dietro nella revisione del SEA, come Alessandra ben sa, c'è stato un lavorone
un lavoro enorme di mediazione anche culturale tra scienze della natura ed economia politica e statistica ufficiale, e grazie alla quale adesso si può pensare di fornire, o si comincia a fornire, una descrizione degli ecosistemi che in una prospettiva ecologica basata su una tipizzazione, su delle misure spazialmente esplicite di estensione e condizioni e anche dei servizi ecosistemici di cui il sistema socio-economico gode. E i servizi sono il punto di snodo tra gli ecosistemi propriamente detti e l'economia, e la rappresentazione che si cerca di dare a tutto ciò è coerente con gli schemi della contabilità nazionale. E anche un paniere di valori monetari appartiene all'ambito del SEAEA. Anche su questo ci sarebbe poi un po' da approfondire, ma purtroppo non abbiamo il tempo. La dipendenza del sistema economico e sociale dagli ecosistemi, direttamente dai loro servizi, dalle loro funzioni, diremmo in termini ecologicamente più appropriati, ma in termini economici dei servizi. Questa è la chiave della concatenazione, questa dipendenza. Quindi, in ultima istanza, poiché la capacità degli ecosistemi di fornire servizi alla società e all'economia dipende da estensione e condizioni di salute degli ecosistemi, si tratta di uno strumento potente per fare quello che diceva Alessandra citando il segretario generale delle Nazioni Unite e altri, cioè di mettere a fuoco ciò che non trova rappresentazione nella contabilità economica e che ha bisogno di essere visto, riconosciuto, rappresentato per poter agire nelle decisioni. Le parti, i capitoli da 1 a 7 di questo sistema, di questo volume rivisto, sono stati adottati come standard statistico internazionale. La parte sulle valutazioni monetarie è un tantino più controversa e l'Italia, ci tengo a dirlo, ha un suo approccio originale alla questione, che cerca di superare, ovviare alle rimanenti incertezze metodologiche. Come dicevo prima, l'Eurostat sta sviluppando un modulo del regolamento. Insomma, c'è anche uno shift generale dell'attenzione in campo internazionale da un SEA Central Framework ancora incompiuto nella sua applicazione a un ecosistema accounting che sicuramente è molto pregnante, è molto importante, e che anche questo, come l'economia circolare, può essere visto secondo diverse prospettive, più economocentrica o più ecosistemocentrica, se mi permettete queste parolacce. Il sistema prevede 5 conti centrali, 3 sono fisici, quelli relativi all'estensione degli ecosistemi, alle condizioni degli ecosistemi e ai flussi di servizi ecosistemici in termini biofisici, misurati secondo indicatori biofisici propri appropriati a descrivere il valore d'uso, l'uso della funzione ecosistemica. E questi fanno parte dello standard. Poi abbiamo 2 conti, 2 di tipo monetario. Uno riguarda la valorizzazione economica, i valori dei servizi ecosistemici, i valori di scambio tendenzialmente, ma lì è tutto il nocciolo della questione, e poi per via di capitalizzazione il valore degli asset ecosistemici. La unità d'analisi fondamentale è appunto l'asset ecosistemico, che è un'area sulla quale è presente uno stesso tipo di ecosistema, quindi un'area omogenea. Si utilizzano delle classificazioni scientificamente fondate per quanto riguarda la tipizzazione degli ecosistemi, gli indicatori delle condizioni e anche la quantificazione dei servizi.
L'informazione è caratterizzata molto dalla sua natura georeferenziazione, geolocalizzazione, e questo è fondamentale anche per il calcolo poi dei servizi. Si utilizza regolarmente la cartografia, adesso vedremo qualche esempio. Le basi informative sono composite, ma è basate soprattutto sull'Earth Observation. La modellistica è complessa, la periodicità significativa non è quella annuale, sarebbe improbo per calcolare tutti gli anni delle cose che poi peraltro si spera non varino troppo drammaticamente da un anno all'altro. Il conto delle estensioni, dell'extent, ci dà la superficie occupata da ciascun tipo di ecosistema nella accounting area prescelta, viene rappresentata su mappa, accompagnata da una matrice di transizione che riassume le superfici che migrano da un ecosistema all'altro, e per ciascun ecosistema abbiamo un conto che ci dice la consistenza in come tutti gli asset account, consistenza iniziale, variazione per tipo di causa e consistenza finale. Il condition account parla della qualità degli ecosistemi, che è strettamente connessa con la capacità di fornire servizi, come dicevamo prima, e il conto dei servizi è fortemente basato su modelli e a partire dalle stime spazialmente esplicite permette di rappresentare in forma tabellare la fornitura di servizi per tipo di ecosistema o di servizio per quanto riguarda la domanda invece per Ateco o settore istituzionale sempre per tipo di servizio ecosistemico. Purtroppo non ho tempo per farvi vedere una classificazione dei servizi ecosistemici, ci vediamo velocemente qualche esempio di applicazione al caso italiano. L'ecosystem accounting area per il momento è tutto il territorio nazionale, la terraferma, diciamo, l'abbiamo suddivisa, o meglio l'hanno le colleghe suddivisa in 5 ecoregioni che sono più omogenee dal punto di vista ecologico, ma che come vedremo al loro interno ospitano varie tipologie. È classificazione della statistica ufficiale quella dei comuni sulla base delle ecoregioni, cioè in quale ecoregione prevalentemente casca ciascuno dei nostri comuni. La classificazione di riferimento cui rimanda il SEA EA è la IUCN Global Ecosystem Typology. Noi abbiamo una mappa degli ecosistemi estremamente dettagliata, abbiamo 98 diverse categorie che sono organizzate gerarchicamente in tipi fisionomici e categorie funzionali strutturali e macrotipi. Tutto ciò è raccordato con la IUCN GT per permettere la comparabilità dei dati a livello internazionale. Quindi qui vedete un esempio di come il Lazio, una volta aggregato in categorie funzionali strutturali che sono ancora significative in termini di capacità di fornitura, di differenziazione della capacità di fornitura degli ecosystem services, questa infrastruttura spaziale permette poi anche mediante l'incrocio con informazioni georeferenziate sui fruitori dei servizi, la loro valutazione in termini biofisici, quindi spazialmente esplicita, riferita ai servizi effettivamente erogati. Chiaramente è interessante sapere di più anche sulla capacità e sul quanto la domanda giochi nel determinare le quantità osservate. Queste sono le quantità osservate rappresentate in forma tabellare. Vi rimando per conoscenza un po' più approfondita dell'applicazione italiana di cui sto raccontando al volume, all'ebook dell'Istat, del quale ho messo il link nella slide, e passo a dire due parole sulle condizioni, su come abbiamo
hanno valutato, non vorrei attribuirmi meriti che non ho, le condizioni degli ecosistemi in Italia. È una valutazione basata su una molteplicità di criteri raccolti in quattro capitoli principali. Qui vediamo la presenza degli ecosistemi, quella effettiva rispetto a quella potenziale, discostarsi dalla potenzialità dell'area per le caratteristiche del suolo, spaziali, del clima, eccetera. Quanto si discosta dalla vegetazione potenziale, quella effettiva, è un primo criterio di valutazione. Aldo, configurazione... un minuto perché abbiamo quasi finito la sessione. Capisco. La configurazione spaziale, la frammentazione e le pressioni permettono di valutare lo stato di conservazione. Ce l'abbiamo anche in forma tabellare, sempre nell'ebook che dicevo prima. ISPRA ha valutato i servizi ecosistemici, abbiamo nell'ultimo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia alcune di queste valutazioni, sono state enfatizzate, messe in primo piano le variazioni, perché è su quelle che bisogna ragionare prima di tutto. Il livello assoluto può non avere un gran significato, comunque anche le variazioni vanno prese con grano salis, perché se per esempio aumenta l'utilizzo di biomassa legnosa, il prelievo di biomassa legnosa, non è detto che questo corrisponda necessariamente a un aumento dei servizi ecosistemici diversi da quello di provisioning di cui si parla qui. Questi sono servizi che sono stati valutati direttamente in moneta, e qui ci tengo a sottolineare come abbiamo come teniamo a sottolineare lo specifico significato di ciascuna stima in relazione al proprio metodo di calcolo. I costi addizionali potenziali sono sicuramente... Aldo, siamo in tempo. Abbiamo varie stime, io vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso. Grazie, mi dispiace perché mi sa che ci hanno proprio tagliato, perché siamo andati fuori tempo. Volevo solo ringraziare tutti per la partecipazione e per la discussione, che è stata molto, molto ricca. Volevo solamente, sì, a questo punto non c'è più tempo di dire niente, ma solamente volevo dire che l'importanza delle statistiche ambientali, che siano granulari, integrate, con le informazioni economiche di alta qualità, è veramente, sia a livello di imprese che a livello di macro, è venuta fuori dalla sessione, e spero di poter continuare queste discussioni in altri ambiti nel futuro. Grazie a tutti. Grazie, ciao, buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, mi spiace che la discussione, ci vorrebbe veramente uno spritz da qualche parte per continuare. Recording stopped. Con tutti quelli